Siamo qui con la dottoressa Erika Panchieri, psicologa e psicoterapeuta, che il gruppo di Child Care ha incontrato in un percorso di formazione. Buongiorno dottoressa, perché il vostro incontro, o meglio, qual è stato il tema del vostro momento formativo? Buongiorno, ci siamo incontrati con il team di Child Care per lavorare insieme e approfondire nello specifico la tematica del parent training come percorso possibile con i genitori. Che cos'è il parent training, di cui spesso abbiamo parlato, anche nello spiegare quali sono gli strumenti che il gruppo di child care, si serve, di cui il gruppo si serve? Il parent training, lo dice un po' il termine stesso, è un percorso di training per i genitori. C'è quindi un clinico, uno psicologo, uno psicoterapeuta che accompagna i genitori lungo un percorso di allenamento e potenziamento delle proprie abilità e capacità genitoriali. Quindi l'intervento sui genitori, però non dimentichiamolo per lavorare sui minori. I minori che vengono seguiti costantemente da questo progetto, minori nel caso di child care abusati, vittime di violenza, sui quali bisogna lavorare in gruppo, in equipe. Qual è l'approccio che avete visto insieme in questa occasione? Allora, il parent training intanto va a lavorare sulle competenze genitoriali proprio perché poi i genitori sono i primissimi interlocutori dei minori, evidentemente, quindi si lavora in un certo senso in modo indiretto sul minore passando dalla competenza che il genitore ha. E quindi andiamo a lavorare sugli aspetti emotivi, sugli aspetti cognitivi e poi su quelli comportamentali, quindi quelle che sono proprio le strategie pratiche da un punto di vista comportamentale e gestionale del genitore rispetto al figlio. Nelle situazioni più complesse, quindi più Come quelle difficili e che, delicate, esatto, come quelle che vengono puniti esatto. da child care, quindi passiamo, ripetiamo, parliamo di bambini vittime di abuso e maltrattamento. Diventa particolarmente importante, intanto avendo conoscenza di questa casistica e delle caratteristiche peculiari che possiamo incontrare, tarare il lavoro con i genitori su situazioni che hanno caratteristiche come lo squilibrio di potere, piuttosto che stili genitoriali particolari, ma poi diventa importante, soprattutto in casi molto complessi, riuscire a lavorare sul concreto, quindi strategie proprio quotidiane legate all'approccio e ai momenti di vita giornaliera che i genitori hanno con i figli, quindi andare proprio sul concreto, con esempi e strategie di come poteva essere gestita in modo diverso sia la situazione che il momento emotivo del figlio all'interno della relazione col genitore. Dottoressa, lei opera in Liguria, il gruppo di Child Care si trova in Molise, quindi due realtà a confronto, in tutti e due i casi parliamo di realtà con dell'esperienza, però proprio per confrontarci mi viene da chiederle qual è la risposta dei genitori, delle famiglie alla sollecitazione del parent training, perché sicuramente non mettiamo in dubbio che lo strumento sia efficace, perché questo è stato riconosciuto nel tempo. Però sappiamo che il coinvolgimento è un passo molto delicato e anche difficile. In Molise, in Liguria, immagino sia lo stesso, ma quali sono, insomma, le percentuali di riuscita in questo senso? Allora, guardi, la partita come sempre ce la giochiamo nella fase di aggancio, la motivazione al cambiamento, la disponibilità, l'apertura al confronto. Tant'è che la parte più importante, delicata del parent training è la prima, quella dove stabiliamo gli obiettivi. E allora lì il lavoro, più che nelle fasi successive, e già lo è anche lì, deve essere sartoriale, cioè deve andare a toccare proprio gli obiettivi condivisibili di quel genitore. Per riuscire ad agganciarlo, aumentiamo le probabilità di riuscita del percorso. Benissimo, dottoressa, la ringrazio e mi auguro di poterla risentire al termine del percorso del progetto di Child Care, magari raccontando insieme a noi i risultati. Grazie e buon lavoro. Grazie.